Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travata91 e sono qui con un nuovo video, ovvero una reaction. Speravo, avevo detto nei video precedenti che volevo fare al trailer di Avengers Infinity War, ma quei rumor che volevano che sarebbe stato rilasciato in questi giorni erano appunto dei semplici rumor a cui io come un cretino ho creduto, perché di solito non lo faccio mai, in questo caso, boh, vabbè. E niente, figura del cretino io. Però in compenso è uscito il trailer di Pacific Rim alla rivolta, seguito del più o meno fortunato Pacific Rim del 2013. Dico più o meno perché era un gran bel blockbuster ed effettivamente ha incassato abbastanza per fare un seguito, ma si è salvato soprattutto con gli incassi nei mercati orientali, Cina e Giappone. Purtroppo qui da noi in Occidente i monster movie, i kaiju movie non sono molto sentiti e quindi bisogna rifarsi a quel mercato lì. Però vabbè, almeno è stato fatto. Volevo farla, tra l'altro, ieri sera appena uscito, ma ieri sera sono dovuto andare a vedere un film, che sarà anche l'argomento, dovrebbe essere l'argomento della mia prossima recensione. Vi lascio giusto un indizio. Ecco, e allora appunto, vabbè, in attesa di quello, volevo appunto fare la reaction almeno a questo trailer. Ora, breve considerazioni pregresse. Io il film sono un po' curioso, ma neanche tanto, cioè un po' simpo, no? Nel senso che da un lato vedere un seguito di Pacific Rim mi fa anche felice, però non c'è più del Toro alla regia, insomma, questo aveva fatto parecchio col Pacific Rim precedente, quindi boh, vediamo un po', almeno di questo siamo riusciti a fare il seguito, a differenza di Hellboy 2. Vabbè, non ritiriamo fuori vecchie ferite. Allora, vabbè, come sempre, per chi è la prima volta che mi segue, che vede un mio video, io i trailer li guardo in italiano e metto in sovraimpressione solo l'audio. In descrizione lascio il link per vederlo sia in lingua originale che in italiano, però nel guardarli la prima volta preferisco comunque avere la lingua mia. Lo so che magari i doppiaggi sono un po' approssimativi, però più o meno questa cosa raramente è stato un problema per le reaction. Poi vabbè, io sono un grande amante di film, di monster movie, quindi per me questa è un po' la... cioè, nel senso, è manna dal cielo. Qualche dubbio? Allora, da quel che ho capito, la trama dovrebbe essere, da quel poco che si è capito, dopo la fine della prima guerra kaiju vista nel primo Pacific Rim, gli Jaeger, i robottoni per combattere i kaiju sono diventati sostanzialmente, cioè si combatte fra Jaeger. Non ho capito se per semplice questione di spettacolo, se c'è in mezzo anche la politica, vedrò, magari se si capisce qualcosa dal trailer. O aspetterò il film per capirlo. Comunque ora le nazioni non sono più unite contro i kaiju. A un certo punto torna una nuova minaccia, sempre a tema aliena, mostri giganti, e quindi gli Jaeger dovranno nuovamente riunirsi cioè le nazioni dovranno nuovamente riunire gli sforzi per fermarli. Devo dire che, per quanto io tifassi più per i kaiju o per i Jaeger, perché io, chi mi conosce da un po', gli sembrerà strano, ma io non sono un grande amante dei robottoni, sono amante di un genere di robottoni, cioè Transformers, ma a parte questo io preferisco, diciamo, gli esseri organici nei film, quindi io tifo molto più per i kaiju, non per niente ho preso un action figure di un kaiju e non di uno Jaeger, appunto. Però effettivamente, nonostante questo, avrei preferito molto di più che la trama si concentrasse sulla cosa politica del gli Jaeger si sfidano tra loro, perché in fondo è un po' quello che è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale. America e Russia unite nella Seconda Guerra Mondiale contro i nazisti, finito il nemico comune, hanno ricominciato a guardarsi in cagnesco e bomba, guerra fredda. Si poteva fare una cosa che richiamasse, magari senza citarla apertamente, che però riprendesse un po' questo tipo di dinamica del prima alleati finché c'è il nemico e poi nemici. Boh, però chi lo sa, magari nel film sfrutteranno appunto la cosa, potrebbero metterci questa cosa ironica del sì, tutti amici, ma in realtà si capisce che in realtà ci si odia, che è soltanto un'alleanza di comodo. Boh, speriamo bene. Nel frattempo io metto qui il trailer a schermo intero, spero di riuscire a mettere l'audio, che ogni tanto ho qualche problemino tecnico che mi frega, ma incrociamo le dita, diciamo così. Ok, metto l'audio bello alto, qui dice 2 minuti e 35 di trailer, dovrebbe essere tipo 2 minuti e 20, magari, vabbè, vediamo un po' cos'è, 2 minuti e mezzo insomma, e allora vediamo un po', 3, 2, 1, play, va bene, preview, sì, trailer ufficiale, vai, sirena, Ma è un kaiju o un Jäger quell'altro? Siamo nati in un mondo in guerra. John Boyega? Tra i mostri che distruggevano le nostre città, Figo.
e i mostri che creavamo per fermarli. Effettivamente. Abbiamo già sacrificato tanto. Poco poco. Ma la guerra che credevamo finita... Non è finita. È appena cominciata. Oh mio Dio, che... È l'unica cosa che può evitare l'apocalisse. Siamo noi. Ma chi? Non conta da dove venite, chi credeva in voi e chi non ci credeva. Ah, eccoli qua, sono tornati due nerdoni, una nuova generazione. È il nostro momento, la nostra occasione di cambiare le cose. Degno figlio di suo padre, John Boyega. Diamoci da fare! Qui volano. Aia! Frontiere armate stavolta! In realtà sono evoluti! Cancelleranno ogni forma di vita. Vai. Vai un po'. Mi ci potrei abituare. C'è una cosa che devi vedere. Che cazzo, mo si rigenerano pure? No, non mi dire che si sono... È bello grosso. Sparate tutto ciò che avete! Allora, cose positive e cose negative. Allora, una cosa che non mi è piaciuta tanto è la musica di fondo, che sì, ok, ero lì che scuotevo la testa a ritmo, ma è solo perché nei trailer mi faccio prendere un po' dell'entusiasmo. Però io onestamente mi sono rotto le palle di sentire di blockbuster con la musica. Non mi piace, onestamente, mi sembra un po' troppo tamarro, anche nell'ottica del blockbuster tamarro, appunto. Non mi piace questo tipo di cosa, non mi convince. Il design degli Jäger mi piace, il restyling mi piace un po' meno rispetto a quello che gli aveva dato del Toro, che vabbè, chi mi segue da un po' la conosce, la mia edizione speciale triplo Blu-ray a forma di Gypsy Danger, secondo me questi erano un po' meglio, si vede che del Toro è un grande designer. Dei mostri si è vista qualcosina, ma mi piacciono già un po' di più, devo dire onestamente, le creature rispetto agli Jäger. Sembra che si siano molto mantenuti molto più coerenti rispetto ai precedenti, sebbene queste siano versioni più evolute, come si sente anche nel trailer, che siano appunto, vedremo appunto più kaiju di categoria 5, che tra l'altro nel film originale e Slattern, che era il nome che vabbè dichiarato nel merchandising, nel materiale, che era il nome dell'unico kaiju di categoria 5 che appariva nel primo film, non mi piaceva per niente, proprio non era all'altezza delle altre creature, cioè del Toro l'ha voluto fare, voleva farlo più spaventoso e imponente possibile, e secondo me non l'ha reso al meglio. Tipo io qui ho uno dei... Aspettate, come si chiamava? Letterback, ecco, scusami. Letterback, che secondo me è un gran bel design. Poi c'era l'altro Itachi, quello che volava, che era fighissimo. Mi piaceva Raiju, quella specie di coccodrillo, non so se lo ricordate, quello che c'era la bocca, e si apriva così, secondo me era fantastico. Insomma, ce n'erano un sacco bellissimi. A Knifehead, quello che fa fuori la prima versione di Gypsy Danger, che è questa cosa, questo mega spadone, cioè questo mega coltellone sulla testa, secondo me è bellissimo. Non mi piaceva appunto Slatter, quello di categoria 5, non mi faceva impazzire neanche il crostaceo Unibaba che si vede a un certo punto. Però per il resto del Toro è un grande designer, lo è sempre stato e sempre lo sarà, e quindi niente, su come creava lui le creature a livello di design non ho niente da dire. Qui appunto gli Jäger, certe armi mi paiono un po' eccessive, cioè tipo sta mazza con catenate che mi sembra un po' troppo grossa, in alcuni punti credo che sfoci leggermente nella tamarria. Però in generale devo dire, anche se non mi sono ultra esaltato dicendo devo dire che io in realtà mi sono abbastanza divertito a vedere questo trailer. Mi ha messo qualche buona speranza. Tra l'altro si vedono in alcuni punti degli Jäger che combattono tra loro. Sono tutte parti messe a inizio film, magari sono messe durante il film e quindi in realtà scoppieranno anche delle lotte interne. Io spero la seconda, perché allora vorrebbe dire che tutto sommato non sono stupidi e se la stanno giocando bene. Ma detto che Del Toro è sempre produttore, quindi comunque un minimo la sua influenza si sente, però ovviamente non si è potuto occupare come farebbe in un film in cui il regista appunto del design, e quindi staremo a vedere. Allora vabbè, c'è il personaggio protagonista interpretato da John Boyega, il Finn della nuova trilogia di Star Wars, che dovrebbe essere il figlio
maresciallo Pentecost, interpretato da Idris Elba, appunto, nel primo film. E appunto, strano che non si sia mai sentito nominare, perché sembrava che la sua unica figlia fosse la figlia adottiva Mako Mori, che compare un secondo nel trailer, se l'ho riconosciuta giusta. E poi nient'altro, qui lo vediamo in coppia con Scott Eastwood, con un personaggio interpretato da Scott Eastwood, figlio del notissimo Clint Eastwood, e con un'altra ragazza che non so bene chi sia, beh, non so neanche di preciso chi sia Scott Eastwood in questo trailer, sembra semplicemente uno che sta insieme a lui. Tra l'altro, bello che lo fa il discorso, qui intanto faccio scorrere un po' il trailer se vedo qualcosa che mi è sfuggito, che fa il discorso come se fosse appunto il degno figlio di suo padre. Sono tornati i due nerd, i due scienziati, il matematico e quello fan dei kaiju, Newton, miglior personaggio del film, l'unico che ha capito che i kaiju sono fighissimi. E quindi niente, vediamo un po' come se la giustificheranno. Si era ipotizzato poco dopo l'uscita del primo film che il fatto che loro due si fossero interconnessi mentalmente a dei kaiju sarebbe potuto essere sfruttato nei seguiti. Vedremo se lo sfrutteranno qui. Qui si vede un paio di personaggi giapponesi che fanno delle espressioni esagerate. No! Che effettivamente è quello che fanno spesso i giapponesi nei loro film. Magari sfrutteranno un po' questa cosa, visto che qui siamo in un film americano. Vediamo, vediamo. Comunque, vabbè, ci sono gli Jäger che volano. Allora, devo dire, tutto sommato, io voglio ben sperare. Poi vabbè, se mi conoscete da un po' lo sapete, io tendenzialmente cerco di essere positivo, odio quelli che aspettano che stia facendo, che palle, e se viene fuori male, e se viene fuori male, ho paura che venga fuori male, non mi piace, a volte succede anche a me, tipo con Justice League, tra l'altro so che domani esce l'ultimo trailer di Justice League, non penso lo guarderò perché tendenzialmente non mi piace guardare trailer che escono a un mese, due mesi dall'uscita del film. L'ho fatto un paio di volte nel mio canale, ci ho fatto anche delle reaction a quelli, ma erano appunto eccezioni. Di solito, in linea di massima, preferisco cercare il più possibile di evitare. E quindi appunto con Justice League eviterò. Non so che linea adotterò con questo Pacific Rim, ma vedremo un po' quando sarà il momento. Uscirà a marzo il film, quindi vediamo un po' magari se c'è un trailer a gennaio. Deciderò, o febbraio deciderò se guardarlo o meno. Ah sì, c'è questa scena alla fine con il kaiju bello grosso, ma non ho capito, cioè i kaiju sono diventati capaci di fondersi in un unico solo, cioè anziché i robot che si fondono insieme stile Megazord, vedi, Power Rangers o Gestalt dei Transformers eccetera eccetera, qui tipo possono fondersi a livello cellulare, boh, non lo so, vediamo un po' come la tirano fuori. Se non viene fuori troppo una cagatona, potrebbe essere, cioè una roba troppo stupida, potrebbe essere anche divertente. Il regista è devo controllare bene, aspettate il nome, Steven S. The Knight, che ora guardo un secondo dovrebbe essere stato uno showrunner, lo showrunner di Daredevil della prima stagione, mi pare, un attimo che controllo, tra l'altro qui ho un articolo in cui parla, eccolo qui, ta-ta-ta-ta. Ha lavorato a serie televisive come Buffy, Angel e Smallville, vabbè ok, Buffy, Angel, vabbè più Buffy, Angel non l'ho seguito poco, Smallville aveva i soliti bassi, però vabbè. Ah sì, è stato lo showrunner della prima stagione di Daredevil, quindi è uno che comunque col mondo dei mostri, col mondo dei nerd o cose del genere è abbastanza dentro. Quindi secondo me un prodotto decente lo tira fuori, magari non all'altezza di Del Toro, perché Del Toro è Del Toro, sempre al lato Del Toro nei secoli dei secoli. Poi vabbè, chi mi segue lo sa, io sono contentissimo che il suo ultimo film Shape of Water abbia vinto il Leone d'Oro, anche perché sono riuscito a vederlo al festival e mi è anche piaciuto. Allora, quindi c'era un articolo che non avevo ancora letto su Bad Taste, vi lascio in descrizione anche quello. Pacific Rim la rivolta, Steven S. The Knight ha in mente un universo nel quale ambientare vari film, vediamo un po' cosa dice. Sì, mi piacerebbe farne un altro, parte del processo creativo su questo film è stato dirci ok, sicuriamoci di avere una direzione da prendere, ottimo, ha parlato con Legendary Pictures, hanno preso in considerazione l'idea non solo per un altro film ma anche per un universo da costruire e esplorare, un po' come Star Wars e Star Trek. Ah, non dice nient'altro. Cioè boh, non so, un intero universo, cioè nel senso al massimo sarebbero, cioè spero non sia un universo condiviso, al massimo fai un universo espanso perché non ce lo vedo, fai, in questo caso fai semplicemente una saga normale, non sarei fare il mega universone cinematografico. Leggo però una cosa che mi era sfuggita e che mi fa tremare, la sceneggiatura di Derek Connolly, quella che ha scritto Jurassic World. Aiuto, preghiamo. Va detto che a collaborare alla sceneggiatura di questo c'era anche quello che ha scritto quella merda apocalittica di Scontro fra Titani, che secondo me è pure peggio di Jurassic World, e io odio Jurassic World, quindi siamo belli freschi. Il produttore aveva saputo tirare su un po' il tutto. Speriamo che The Knight faccia un po' la stessa cosa, o magari che ne sa, Jurassic World era stato anche un incidente di percorso, non so di preciso quanti casini siano avvenuti con quel film, che era stato vabbè un mega collaborato, magari qui viene fuori una cosa pensata un po' meglio. Speriamo bene, dai, speriamo. Ripeto, io voglio cercare il più possibile di essere positivo in questo caso e niente, speriamo, dai.
Incrociamo le dita, vai, 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 buona fortuna. Pacific Rim e la rivolta, speriamo in bene, dai. Quindi questo mio sproloquio finisce qui, come sempre se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete, lascio il link alla mia pagina Facebook che ho appena aperto cercando un po' di avviarla e niente, ci vediamo al prossimo video che è appunto la recensione, spero di riuscire a farla, a registrarla stasera, ma temo ci vorrà comunque un po' perché esca, perché ho vari impegni e quindi non avrò tantissimo tempo per montarle, quindi potrebbe impiegarci un po' ad uscire. Detto questo, ciao ciao ragazzi!